Questo è il secondo anno che Robins ospita il Poi Village, sono stati due anni belli intensi, ormai diciamo di quattro edizioni. Il rapporto è abbastanza intenso sia con le major sia con case di produzione, molto spesso gli stimoli arrivano anche da produzioni indipendenti, quindi ormai diciamo che l'appuntamento è ben solido. Il padiglione, per chi di voi ha visitato Robins, è molto colorato, al suo interno un grande palco a cui si aggiunge ovviamente la sala da 3.000 posti e tutte le attività fatte con le varie fandom più importanti. I titoli li ho messi nel comunicato stampa, ma insomma va bene questa volta ricordare qualcosa in più. Oltre alle presentazioni, quindi alle sneak preview che abbiamo nella sala da 3.000 posti, quindi da Universal che presenterà contenuti per Hunger Games, il nuovo Hunger Games, Box Trolls, le scatole magiche, quindi avremo anche i costume character originali dentro Robins, Dracula Untold, piuttosto che invece Fox con Maze Runner, Exodus, Piquiri, Madagascar, Lucky Land con Doraemon, Cavaliere dello Zodiaco, tutto può cambiare, oltre che quello che vi racconterò su Sin City, e di Bondi, insomma, già citata da Sabrina con Guardia della Galassia. Quindi questi ovviamente sono gli slot o materiali promozionali per la stampa divulgati, che però diciamo gli spettatori del pubblico di Robins vedi qualche volta in anteprima e poi all'interno di eventi che per chi di voi c'è stato, insomma, sono costruiti anche con professionisti del settore e con giornalisti. In queste edizioni due media partner, insomma, resta Camisumi e Scriquit, che si aggiunge quest'anno, in cui stiamo facendo tutta un'attività social molto intensa su Contest, perché quest'anno per la prima volta diciamo noi ospitiamo all'interno di Robins alcune anteprime, alcune proiezioni, ma anche al di fuori, cioè un po' come se quest'anno il festival uscisse sul territorio in modo più importante. Con questo appuntamento, diciamo, privilegiato che abbiamo avuto per quel giorno con Frank Miller e Robert Rodriguez, ma anche successivamente, il giorno dopo Robins, con questo saluto che faremo, in questo caso con Tanti Santori Fox, con un'anteprima riservata a Lucia Marconi del film Maze Runner. Quindi anche in questo caso una distopia. E poi ci sono ovviamente all'interno della manifestazione quest'anno tre convegni, quindi ovviamente in modo assolutamente informale, come è sul palco del Movie Village, dedicati a tre argomenti diversi. Uno sarà un reportage con tutte le immagini, diciamo, dell'incontro avuto con Frank Miller, quindi un po' come se fossero dei consigli da un autore molto importante ai giovani che vogliono cominciare a fare solo questo lavoro d'arte, ma anche appunto gli artisti del fumetto, ma anche del film, suoi e Robert Rodriguez. Un altro incontro invece che è chiamato Altri Mondi, dedicato alle distopie più importanti, e in questo caso diciamo i professionisti, i talent che saranno presenti si concentreranno sui due film Hunger Games, Fallen e Maze Runner, quindi i titoli un po' più attesi nei prossimi mesi. Terzo invece appuntamento su questo primo supereroe italiano che sta nascendo e che uscirà il 17 dicembre, scusatevi, quindi il ragazzo invisibile, il film di Salvador, che come sapete ieri insomma ha rilasciato un secondo teaser molto particolare che qualcuno di voi avrà visto su Canzone e sugli altri media, ma è ancora un po' blindato dal punto di vista giornalistico. Lì avremo un incontro in cui lo presentiamo come progetto cross mediale a tutti gli effetti. Sapete che oltre al film è ovviamente diventato un fumetto e ci sono tutta una serie di materiali che parleremo con gli sceneggiatori del film e con gli sceneggiatori del fumetto. Ovviamente poi è quello che Robins ha, diciamo, proprio come DNA. Il fumettino ci sarà riuscita appunto con l'edito da Panini. Da Panini, in questo caso. Quest'anno ovviamente c'è un'area kids di cui non abbiamo ancora parlato, ma che comincia a essere un po' più importante se si ritaglia il suo spazio. In particolare ci sarà il villaggio dei pinguini di Madagascar e una fotocall di Guardians of the Galaxy, quindi dei Guardiani della Galassia. E oltre a questo ovviamente ci sono anche una serie di contenuti e di attività, caccia al tesoro digitali, eccetera, che coinvolgeranno il pubblico alla ricerca, diciamo così, di piccoli premi dati anche dalle leggi. Io chiudo soltanto con un saluto speciale invece che ci hanno voluto dare Frank Miller e Robert Rodriguez, gli appassionati di Robins, e quindi il suo incontro, il suo saluto per il 2 ottobre che ci hanno rilasciato in occasione della loro vita. Incredibile. Questo perché il 2, come ha detto prima Sabrina,
mattina abbiamo una proiezione riservata, anche in questo caso pomeridiana, per quanto riguarda Sensini, una donna per cui uccidere, e poi venerdì invece con X-Men, il giorno del futuro passato, la presentazione in anteprima del DVD e quindi dei contenuti extra contenuti appunto nel DVD del film. Bene, della appunto